Siamo con Roberto Casiraghi per il terzo anno consecutivo alla guida di Roma, la fiera d'arte contemporanea della capitale. Appena rientrato dall'Armo di Show, ha trovato degli spunti per la nuova edizione? Ho trovato soprattutto del grande interesse nei confronti del nostro progetto da parte di gallerie internazionali che ovviamente guardano al mercato italiano e a Roma in particolare con grandissimo rispetto. Stanno cercando di capire se investire su di noi oppure no, e so che molti cascheranno nella nostra rete. Terza edizione rinnovata tantissimo, a cominciare dalla sede e dalla data, che è fine maggio. Come sono maturate queste scelte, sia per quanto riguarda quella della sede che per la data, appunto, sono di rottura rispetto alle edizioni precedenti? Ma più che in realtà noi stiamo costruendo un progetto e il progetto ha delle declinazioni che si susseguono di anno in anno. Il fatto di riuscire ad arrivare ad avere una sede unica era nei programmi già dal primo anno. Noi avevamo bisogno di costruire, anche in termini di comunicazione, un evento che richiamasse a Roma galleristi, collezionisti e personaggi dell'arte per fatti diversi da una fiera tradizionale. Oggi che siamo in un unico luogo, comunque non siamo una fiera tradizionale perché non siamo in un quartiere fieristico inteso in questo senso, ma siamo in un meraviglioso spazio all'interno del quartiere Testaccio, che è vecchio mattatoio. Usiamo sia i due padiglioni che sono di Macro Future che il nuovo padiglione della Pelanda che è stato appena restaurato mirabilmente, e quindi più che meccanismi di rottura parlerei di un prosieguo del progetto rispetto a delle linee che ci eravamo già dati alla partenza. La fiera quindi entra nei luoghi dell'arte contemporanea capitolina, il Maxi e il Macro, abbandonando i luoghi storici, quindi Palazzo Venezia, Palazzo Barberini, Palazzo Rospigliosi. È un cambiamento di rotta che si è imposto e dettato appunto da una strategia differente, dal desiderio di creare un polo d'eccellenza dell'arte contemporanea anche attraverso questo evento. Beh, la fiera ha la necessità lentamente di prevalere con la propria essenza rispetto ai luoghi dove si svolge, quindi stiamo lentamente abbandonando la storicità dei palazzi dove ci trovavamo nelle prime edizioni per assumere una fisionomia un po' più tipica della fiera, ma questo possiamo farlo solo mano a mano che il nostro marchio e il nostro progetto si affermano a livello internazionale. Poi che sia un palazzo piuttosto che un altro ha pochissima differenza. In questo caso comunque sono i luoghi proprio dell'arte contemporanea romana che entrano in sinergia con l'evento, quindi il Macro e il Max. Sì, quest'anno assolutamente perché il fatto di costruire all'interno del nostro progetto un'occasione temporale che va a coincidere con l'inaugurazione del Maxi e con l'apertura dei nuovi spazi della nuova ala di Odildec al Macro è evidentemente un'apoteosi che forse possiamo provare a dire che abbiamo organizzato, ma che in realtà ha una parte di coincidenza casuale, però molto Fortunato. utile. È una fiera medio-piccola rispetto alle fiere internazionali concorrenti ed è una piccola fiera rispetto ai colossi, delle fiere di Basilea o di Miami, parlo dal punto di vista numerico. Lo sforzo che stiamo facendo quest'anno è uno sforzo ovviamente molto legato alla qualità della presenza e una forte internazionalizzazione degli espositori. Credo che soprattutto l'aspetto internazionale unito alla qualità sia la vera novità dell'edizione 2010 rispetto al 2009. Cosa differenzia Roma da Bologna, Torino, Milano maggiormente? Ma diciamo che sono tutte
tutte fiere che hanno delle caratterizzazioni abbastanza nette. Bologna è per il nostro paese una sorta di mamma di tutte le fiere. Il mondo dell'arte italiano si è sempre incontrato a Bologna e penso che questo continuerà ad essere per molti anni. Torino ha una sua caratterizzazione legata alle nuove esperienze, ai nuovi linguaggi, e diciamo che Roma in parte incomincia ad insidiare il territorio di Artissima, certamente molto più di quanto non faccia per quello di Bologna. Miart è una sorta di oggetto misterioso perché ogni anno, come l'araba fenice, risorge, non si capisce neppure bene perché, forse si capisce per chi, ma non perché. All'evento fieristico una serie importante di eventi collaterali dedicati sia al pubblico che agli addetti ai lavori. Cosa propone Roma quindi nello specifico? Ma dentro la fiera una cosa importante che farà parte poi nel prosieguo degli anni, sarà una sezione che si consoliderà nel tempo. Noi abbiamo una parte che si chiama Fuori Misura Auto Fringe ed è una sezione dedicata a installazioni e opere di grandi dimensioni all'aperto, che occupa tutta una grandissima area che c'è fra i due padiglioni di Macro Future e i rimessini sotto le tettoie, in modo da dare la possibilità ai galleristi che partecipano alla fiera di proporre delle opere di ambizione museale in uno spazio adeguato che lo stand dentro la fiera non potrebbe offrire. E questa è una delle iniziative dentro la fiera. Fuori dalla fiera noi abbiamo la terza edizione di Cose Mai Viste di Bonito Oliva, che quest'anno finalmente parlerà delle collezioni private dei collezionisti, perché il primo anno abbiamo visto le collezioni private dei galleristi, il secondo degli artisti, e finalmente quest'anno ne diamo merito. Palazzo Barberini? No, pensiamo... No, quella dell'anno scorso. Quella dell'anno scorso era Palazzo Barberini. Quest'anno la mostra Cose Mai Viste la faremo a Santo Spirito in Sassia, che perde la sua funzione di sede, di parte di sede della fiera, diciamo della fiera commerciale con le gallerie, ma diventa uno dei nostri contenitori culturali. Insieme a Bonito Oliva noi abbiamo la mostra Accademia delle Accademie che riproponiamo, purtroppo non al Tempio di Adriano perché lo slittamento, lo spostamento di date ci ha creato qualche piccolo problema di alloggio, ma pensiamo anche per questa parte qui di usare una delle due ali del Santo Spirito in Sassia. E poi abbiamo una piccola, molto interessante mostra fotografica di una quarantina di foto di Avallone che documentano e rendono merito ai 15 anni delle installazioni di Piazza del Plebiscito a Napoli. La fiera noi l'apriamo alle 4 del pomeriggio e la chiudiamo a mezzanotte. Non ci sono al mondo altre esperienze di questo genere, sarà curioso vedere come il pubblico da una parte e dall'altra, cioè il pubblico di chi entra alla fiera e il pubblico di chi anima la fiera dall'interno prenderanno lavori notturni. Questi lavori notturni.